Il paese per fortuna resiste senz'altro. La preoccupazione c'è perché purtroppo la confusione di questi mesi, gli annunci, le promesse, l'impostazione di questa legge di bilancio, tutto insieme ha concorso a una situazione molto difficile. Mi auguro che il governo se ne renda conto, so che c'è un negoziato in corso con l'Unione Europea. Si può trovare un'intesa con l'Unione Europea come sempre, sarebbe assurdo non trovarla, ma al di là dell'intesa con l'Unione Europea bisogna, credo, correggere questa manovra di bilancio, come hanno chiesto tutte le associazioni d'impresa, i commercianti, gli artigiani, il mondo del lavoro. Io non ho dato nessuna particolare disponibilità, se mi si chiede di dare una mano alla comunità del Partito Democratico, vedremo, succederà dopo il congresso eventualmente. L'importante è che tutti noi ci rendiamo conto che si può dare una mano al PD senza esserne per forza il numero uno, no? E questo credo sia importante, quindi ci sarà una competizione per la segreteria e poi vedremo se ci saranno interesse a svolgere qualche ruolo. Potrebbe essere certamente utile, ma solo nell'interesse di tutti e del partito. Ma il libro, il titolo è La sfida impopulista, che è un modo per dire due cose. Primo, che questa onda nazionalpopulista va presa sul serio perché è molto pericolosa, non solo per i danni che produce all'economia, ma anche perché mette in discussione alcuni principi fondamentali delle nostre democrazie liberali, e non solo in Italia, cioè in tanti paesi in Europa e nel mondo. E il secondo significato di impopulista è che per contrastare quest'onda non bisogna inseguirla, bisogna essere coerenti con il proprio modo di fare, con il fatto che comunque i progressisti, i democratici coltivano la competenza, la serietà, l'affidabilità di governo. Se ci mettiamo a inseguire i populisti a colpi di promesse illusorie o di insulti reciproci tra i politici, credo che non andiamo lontano. Questi che sono i tre principali candidati alla segreteria del PD sono tutti e tre miei carissimi amici, due sono stati ministri nel mio governo, figurarsi se io mi schiero contro di loro. Penso che Zingaretti abbia forse a suo vantaggio un tasso di novità maggiore, in fondo sulla scena nazionale. Si affaccia per la prima volta e questo può essere un suo vantaggio. Senta, si parla di una bulimia comunicativa da parte del ministro Salvini. Oggi la polemica, lei come la vede? ma io sono affezionato, non dico all'idea dei ministri degli interni del secolo scorso che tacevano tutto l'anno e parlavano solo a Ferragosto, ma anche a quelli degli ultimi 20 anni che, pur parlando più spesso che a Ferragosto, passavano le loro giornate a cercare di risolvere problemi e di garantire la sicurezza agli italiani. Non mi piace invece l'idea di un ministro degli interni che invece di risolvere i problemi li cavalca, perché questo non rassicura gli italiani. E quella è veramente una funzione delicata, forse la più delicata nel governo, e non può essere condotta a colpi di dirette Facebook, insulti agli avversari, utilizzo di casi di cronaca per fare polemiche, manifestazioni politiche, tutte cose che chi svolge quella funzione dovrebbe evitare il più possibile. Beh, c'è, credo, in generale un tradimento del Mezzogiorno, ma non un tradimento perché sia facile affrontare i problemi del Sud, colmare il divario tra il Sud e il Nord. È una questione sulla quale si cimentano le forze politiche e i governi in Italia da 70 anni. Tuttavia, in questo caso c'era stata veramente 8-9 mesi fa una overdose di promesse e di illusioni. Quindi la mia impressione è che in particolare nel Mezzogiorno ci sia il rischio di una controonda che prenderà di mira certamente il Movimento 5 Stelle, che queste promesse aveva fatto ad alta voce più di tutti, e che rischia però in generale di danneggiare le istituzioni. Per questo c'è bisogno che da parte nostra, da parte delle opposizioni parlamentari, ci sia in campo un'alternativa, perché altrimenti rischiamo che la delusione si trasformi solo in rabbia e sfiducia verso le istituzioni e non solo verso i responsabili di promesse fatte
francamente irrealistiche e irrealizzabili.